Amici, buongiorno. Come saprete dall'ultimo video sono andata a fare un po' di acquisti per la casa. Ho fatto un giro all'IKEA e all'Leroy Merlin per comprare alcune cosine per organizzare, per iniziare ad organizzare la casa, anche perché avevo una lunga lista e non ho trovato proprio tutto quello che cercavo, ma intanto alcune cose le ho prese. La prima è uno stendino. Questo è il modello più piccolo dell'IKEA. E per quanto comodo ho deciso che lo riporterò indietro, perché mi sarà impossibile stendere le lenzuola su questo stendino e per quanto l'idea sia quella di comprare poi un'asciugatrice andando avanti, per il momento devo ancora trovare la lavatrice, quindi un passo alla volta. Per ora si farà con la lavatrice e lo stendino, uno stendino un pochino più serio. Questo è super economico, però fa quello che può, insomma, non è proprio il massimo. Tra l'altro l'ho già usato in passato e non bastava per una lavatrice, dovevo usare due, e quindi ne comprerò un altro un pochino più serio, questo torna indietro. Poi ho comprato un altro po' di cosine interessanti e soprattutto utili. Allora, la prima cosa, un annaffiatoio. Questo è super basic e super classico dell'IKEA, ma è indispensabile perché ho un sacco di piantine, le ho portate tutte in casa, non mi ricordo neanche più se ve le ho fatte vedere, però sono già tutte sparse in giro e sono super felice. Tra l'altro c'è anche una new entry, ve la faccio vedere. Allora, la mia prima pianta è qui insieme a me, e poi qui nell'angolino in cucina abbiamo tutte le altre piantine. E lei è la new entry, non ho ancora deciso come chiamarla, però me l'ha portata mia cugina ieri sera che è venuta a trovarmi. Qui ne abbiamo delle altre. Praticamente ieri sera ho fatto il primo aperitivo qui in casa, è stato bellissimo, ho invitato i miei cugini, quelli con cui mi vedete spesso andare a fare festa, però sono riuscita a venire solo una mia cugina e un mio cugino, che tutti gli altri sono via o presi dalle loro vite, e quindi una cosa più in grande si farà più avanti. Tornando però ai nostri acquisti, allora ho preso questa cosina qui, questo è tipo un ripiano e mi serve per organizzare un pochino meglio la mia zona cucina, quindi il mio Kallax ha bisogno di un mini ripiano per sfruttarlo al meglio, visto che è il mio unico mobile in casa in questo momento dopo quello del bagno. Poi ho preso delle mollette, queste sono super belle perché sono di questo verde salvia, verde menta, molto elegante. Ho preso 4 pacchi da 8, 8 per 4 32, sì. Ogni tanto fa bene di passare. Poi ho preso dei cestini per il pattume, perché in questo momento ho tipo i sacchettini appoggiati per terra, e per quanto io stia vivendo in modo spartano, un minimo d'ordine ci vuole, un minimo di decenza. Quindi ho preso 2 cestini da, non mi ricordo quanti, 10 litri, con coperchio e supporto per bloccare il sacchettino qua. Poi ne ho preso uno piccino da 3 litri, sempre dello stesso stile. Più ne ho preso uno grande, che è praticamente questo qua, che è più un contenitore che un cestino da spazzatura, però va bene anche per la spazzatura in realtà, un po' per tutto. Questo è della serie Sortera, che tra l'altro Sortera mi verrebbe da dire differenziata, ed è un 37 litri. Praticamente questo qua grande l'ho preso per buttarci dentro la plastica e la carta, quindi voglio fare 2 scomparti con 2 sacchettini, uno per la carta e uno per la plastica, vediamo se mi funziona. E poi questi qua invece ho presi uno per il secco, quindi
il misto, e uno per il vetro. Ora, in questo momento non sto consumando tantissimo vetro, per cui nel caso il vetro può diventare cartone o plastica. E infine questo qua piccino è per l'umido. E praticamente l'idea è questa. Vorrei tipo mettere sotto questo qua bianco e sopra i miei cestini, che adesso sono un po' squilibrati, ma in realtà stanno perfettamente insieme se li sistemi bene. E in questo modo riesco a risparmiare un po' di spazio e tenere un po' di ordine in cucina. Che già una cucina non ce l'ho, quindi se poi è pure tutto in disordine ti passa la voglia. Infine, mamma mia, fa caldissimo oggi, fa veramente caldo, dopo ieri forse questo è il secondo giorno più caldo. Poi ho preso un'altra scatola Scoob, questo è tipo una scatola così per organizzare i vestiti, praticamente devo andare a impacchettare ancora tutti i miei vestiti a casa di mio padre, e le scatole che ho già di questa serie non mi bastano, mi servivano in più. Tra l'altro questi cestini qua invece sono della serie Halbar, e questi in realtà si usano molto anche per la pattumiera nel cassetto sotto lavabo. E io ancora non so come sarà la mia cucina, e però credo che non avrò il pattume sotto il lavabo e sfrutterò il cassetto sotto il lavabo per un'altra cosa, per mettere dentro altre cose, mentre di una cosa sono certa, so che avrò un mobile tutto intero che coprirà la caldaia, e sotto invece lascerò dello spazio per le scope, per le robe per pulire e anche la pattumiera, di modo da sfruttare gli spazi in modo intelligente. Infine ho comprato due confezioni di testa, che sono le cerniere per le antine, e ho comprato due antine che sono in quelle scatole là. Sono delle semplici antine bianche della serie Lapwicken e mi servono per chiudere il ripostiglio, perché se vi ricordate avevo tolto la porta soffitto e quindi mi serviva un qualche cosa per appunto chiudere. Queste sono perfette, devo solo vedere se le dimensioni sono giuste, però mi ha stupito la cosa, perché questa antina qua è un 60x64 e spero di aver preso le misure, perché il mio ripostiglio vuole delle antine 60x63 e conto davvero tanto che sia un 64 in realtà, perché queste poi saranno perfette. Tra l'altro mi ha stupito parecchio la cosa che ci sono diverse antine di diverse dimensioni, più piccole, più grandi, più larghe, più strette, e quindi se hai bisogno di una soluzione economica per sistemare un armadio è molto molto utile. Tra l'altro penso che userò la stessa cosa anche per chiudere lo sgabuzzino qua in mezzo. Adesso ancora non l'ho pensato bene, sto cercando delle soluzioni, però ci vuole un po' di tempo, ci vuole il tempo che ci vuole. Infine ho comprato delle altre cosine da Leroy Merlin. Allora, mi servivano banalmente delle cose per il bagno, per cui ho comprato un portasalviette, portasciugamano da 30 cm. Questo lo voglio mettere sopra il bidet. Poi ho comprato il
porta rotolo, sempre della stessa serie, la serie è Bird. E poi ho comprato lo scoppettino, ovviamente abbinato perché I am a bougie. E ho scelto questo perché sta bene insieme ai rubinetti del bagno. Adesso vi faccio vedere. Praticamente i miei rubinetti sono un po' stondati e anche questo modello qua è stondato, per cui è molto elegante insieme. Vediamo già subito. Molto carino, molto molto carino, wow, sono super contenta dei miei acquisti. Adesso non rimane che ho caldissimo, devo legare i capelli, dobbiamo provare insieme le antine perché praticamente devo metterle qua sopra e sono super impaziente di scoprire se è un sì o un no. Devo prendere la scala e devo legarmi i capelli. Tra l'altro sto indossando la gonna. Come si fa adesso? Proviamo. È perfetta! È perfetta! Non ci credo, è perfetta! Wow! Wow, wow, wow! Ottimo! La lascio un attimo su perché devo capire se riesco a montarle io o se devo far venire in soccorso mio papà, tanto deve venire anche a montarmi le cosine del bagno e uno specchio che spero di trovare nei prossimi giorni, così mettiamo anche quello e piano piano la casa sta prendendo forma. Spacchettiamo un po' insieme. Ah sì, avevo comprato anche un'altra cosina, ma che sto già usando. Allora, praticamente ho preso un semplice contenitore. Questo qua. Semplicissimo, super basic. Non so neanche più come si chiama perché ho tolto subito l'etichetta. Sto tenendo praticamente il mio detersivo per i piatti e la spugnetta. Bom, facciamo sta cosa e poi bisogna andare di là da mio papà a fare una lavatrice e chiudere dei pacchi perché il tempo preme. Ho ancora una settimana e dovrò tornare a lavorare in ufficio e la cosa mi mette un po' di pressure. Cose belle, cose da persona adulta. Allora, come esattamente ho pensato di fare? Praticamente vorrei mettere un po' di scotch per tenere due sacchettini, quindi uno da un lato e uno dall'altro.
Bom. Pronto. Plastica e cartone. Facciamo che facciamo un jump cut. Guardate che lavoretto io ho fatto, le ho pure etichettate tutte. Sembra funzionare, tra l'altro. Adesso non avremo più questa situazione qui. Ragazzi, che giornata! Fa caldissimo e ho passato il pomeriggio a impacchettare vestiti, scarpe e altro. E poi ho caricato tutto sulla macchina e le ho portate qua. Che fatica! E ancora altre cose, cioè io ho portato un po' di portabiti, un po' di scatole con vestiti, ma poi ho lasciato un po' di cose un po' più pesanti a mio padre, così me le porta stasera. E poi non so come è possibile, ma c'è ancora un sacco di roba là, fortunatamente è tutta roba invernale o molto particolare, tipo da gala, e allora le lasciate là. Però poi ci sono tutte le cose per la cucina, fortunatamente poche, e poi ho tutti i libri, tutti i documenti, sono faldoni di roba, però quelli dovranno aspettare perché non ho più dove mettere le cose. E vabbè, mi sono portata i vestiti, quelli che devo indossare adesso, e non ha più senso per me avere le cose là, mi crea solo disagio. Tornando a noi, ieri sono andata all'IKEA e ho riportato indietro lo stendino perché ne ho preso un altro, adesso ve lo faccio vedere. E ho comprato altre cosine. Allora, ho comprato due pacchi di questi contenitori qua, sono i Vislan, e sono dei contenitori in plastica grigio fumo, che mi servono per sistemare le cose nei cassetti del bagno, perché non posso più vivere con tutte le mie cose dentro le scatole. È arrivato il momento di darmi da fare. Me ne sto già dando da fare, però ecco, devo mettere a posto anche quelle cose là. Poi ho preso questi due contenitori sempre per organizzare le cose in bagno, ma ho cambiato idea perché non sono proprio delle dimensioni giuste per la parte sopra, adesso ve la faccio vedere, e rischio poi a lungo andare di andare a grattare il mobile e non mi va di farlo, non voglio rovinarlo. Quindi queste stavo pensando di riportarle indietro, ma in questo momento sto già notando che potrei già usarle per la cucina. Vediamo. Dovrei anche dargli una sciacquata, però vabbè. Proviamole un attimo. Tipo qua, per nascondere un po' di cose. Sono proprio esteticamente piacevoli da vedere e dare un senso di ordine maggiore
Ci può stare. Ci può stare davvero. E in realtà avevano anche il coperchio, che forse avrei dovuto comprare, così le potrei impilare e sfruttare meglio l'unico mobiletto che ho in cucina. Quindi mi sa che non tornano indietro. Non lo so. Sì, sono molto comode in realtà. E siccome penso di creare anche una zona scaffali, ad ogni modo serviranno. Anche se in questo momento sembra che non mi servano, si renderanno utili, quindi no dai, le tengo. E basta, in realtà poi mi metterò a riordinare il bagno e penso che lo farò in solitudine, quindi non è che vi annoierò troppo con il procedimento, ma in pratica i due set di scatole li voglio usare per riempire questo cassetto qua. Quelli bianchi li avevo presi per metterli qui sopra uno e uno, però non entra proprio bene. Ora che ci penso, forse qua ci entra una, qua no, perché c'è questo lato qua, ma qua sì. Adesso la proviamo insieme. E nulla, però devo ancora pensarla bene, perché in realtà sto pensando che questa parte qui la potrei sfruttare per posizionare in modo molto bello degli asciugamani e anche la carta igienica, perché si usa in bagno la carta igienica, e quindi averla lì non è proprio così male. Ma qua ci sta, però vedi che tutte le volte rischio di sbattere nel cassetto, quindi la userò se deciderò poi di tenere qui dentro delle cosine che non bisogna tirare fuori così spesso per evitare appunto di graffiare il mobile, e tipo la carta igienica la potrei nascondere qui dentro e va bene lo stesso, oppure potrei mettere dentro tipo tutti i vari refill o maschere o cose che non uso proprio tutti i giorni, e in questo modo evito proprio di distruggere totalmente il mobile. Però devo ancora pensare bene, ecco. Una cosa che so che farò sarà quella di tirare fuori tutte le cose che ho dentro quelle scatole là, metterle sopra un lenzuolino e capire bene come organizzare, perché sicuramente voglio sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione, che non è tantissimo, ma se sfruttato bene veramente può rendere tanto. Ora devo fare due cose. Una di queste cose è andare da Leroy Merlin di nuovo, perché ieri avevo comprato il quadro qua, no, bah, non lo so, quella cosa lì, come si chiama, non lo so come si chiama, quella cosa lì che fa muovere le maniglie praticamente per aprire la porta, perché me l'hanno smarrita i miei operai. Ieri ne avevo comprata una, però non ho preso le misure e l'ho presa troppo grande. Però vabbè, intanto l'ho messa alla porta del bagno e questo mi rende molto felice, perché già cominciare a vedere una porta sistemata non è una cosa da niente, è veramente tanto, fa tanto, e piano piano si farà tutto. Infine lo stendino che ho preso è questo. Ho preso un giga stendino verticale che è identico a quello che abbiamo da mio papà,
a parte il colore, perché è quello tipo acciaio e azzurro, mentre questo è acciaio nero e verde. Qua, non so se avete capito, si fa tutto proprio all'insegna della aesthetical pleasing, ci vuole esteticamente. E guardate qua, anche le mollette sono in tinta. Wow! Sono cose da pro queste. E poi ho preso anche una bacinella rettangolare per il bucato, ovviamente. Ho preso dei detersivi e voi mi direte: ma cosa le hai prese a fare queste cose? Perché ho ordinato la lavatrice e arriva puntualissima il 17. Non ci posso credere. Questa è la svolta del secolo. Avere la lavatrice qua veramente rende tutto davvero più semplice e questa casa più casa. Quindi io sono prontissima e questi giorni sto facendo le docce fredde perché fa veramente caldo e quindi va bene così. Ci stiamo adattando benissimo. Domani sto aspettando un altro ordine, questo arriva da Amazon e lo voglio spacchettare insieme a voi e lo voglio montare insieme a voi. Quando vedrete capirete. Ma adesso devo andare a procurarmi del cibo, perché prima, mentre stavo portando le scatole per le scale, l'idea di mangiarmi di nuovo l'hummus, quei cracker e le verdurine mi ha fatto venire un po' di tristezza. E vorrei almeno mangiare un qualcosina di diverso, delle patate, wow, tipo delle patate, non chiedo tanto. Quindi adesso vado a procacciarmi del cibo, spero di trovare le patate perché sennò questa serata finirà molto male. E farò uno sforzo, andrò da Leroy Merlin così posso sistemare anche quest'altra porta che mi sta proprio urtando l'anima. Basta, non sto qui a parlare troppo, vado a fare queste commissioni e ci vediamo con qualcosa tra qualche istante. Buongiorno, oggi è il 14 di agosto e io ho passato l'intera giornata in casa ad aspettare i miei due famosissimi pacchi e già che ci siamo, vediamo insieme che cosa ho ordinato e che cosa ho aspettato con tanta ansia. The Artist's Way, un libro che voglio leggere perché voglio dedicare ancora più energie alla mia passione per la recitazione, la sto analizzando perché ultimamente mi sta capitando di comprare cose che sono già state in qualche modo aperte o usate, che almeno ditelo, è fatto uno sconto un po' più importante, non per altro. Comunque, non vendete le cose vecchie come nuove, cioè cose usate come nuove. E questa roba qua mi manda giù di testa e lo sto dicendo anche perché la seconda cosa che ho ordinato è questo stendiabiti, portabiti, Rella, che però non apriamo oggi perché è arrivato troppo tardi. Io adesso sono attesa, sono un po' in ritardo e quindi devo muovermi per arrivare al Lago Maggiore dove
passerò Ferragosto. Intanto avete visto la mia scarpiera inventata? Sono super fiera. Il giorno che ho acquistato queste scatole qua, ho fatto l'acquisto del secolo. Manca all'appello una scatola e non so dove sia, ma la troverò. E in questo momento sono proprio quelle che mi ci vogliono per tutte le scarpe che ho. Basta, apriremo insieme, quindi è stato un mini spoiler del prossimo video, apriremo insieme l'arella e voglio farvi vedere poi come sistemo tutti i vestiti, cosa ho comprato esattamente, che tipo di arella è. Dobbiamo parlare più nel dettaglio del letto, perché sul momento ve l'ho fatto vedere giusto così, ma non vi ho detto niente del letto, quindi nel prossimo video anche quello. Un po' di anticipazioni, perché stiamo anche tornando a pieno regime, non lo dico troppo forte, ma sembra che stia succedendo, quindi torniamo alla nostra solita routine di 2 video a settimana. Questa cosa mi rende super felice. Io in questo momento mi sono vestita e sto per andare al lago, appunto. L'outfit è il mio vestitino in cotone, questo qua, che sto amando tantissimo ed è perfetto per quando devi indossare una cosa veloce sopra il costume, perché adesso sto andando al lago. Non so se l'avete capito, sto andando al lago, lo ripeto. Vabbè, basta, ho fatto delle nuove amicizie e queste nuove amicizie mi hanno invitata in barca a passare appunto un paio di giorni, quindi non ho più tempo per fare altro in questo momento, devo prendere le mie cose e partire, per cui vi aspetto nel prossimo video con altri aggiornamenti sugli acquisti e sulla casa. Fino ad allora, mi raccomando, prendetevi cura di voi e alla prossima, ciao!